Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati in questa nuova diretta che facciamo questa sera insieme. Aspetto ancora qualche secondo, un attimino, per permettere anche magari a chi sta arrivando di potersi collegare. Intanto do il benvenuto, vedo che state pian piano arrivando, quindi vi do il benvenuto. Sistemo anch'io un attimo, ecco, la piattaforma anche per le vostre domande, i vostri commenti. Ecco, ricordo a tutti, magari per chi è nuovo, ovviamente questa è una live dove io parlerò di questo argomento importante del bambino interiore, delle sue ferite, però è anche appunto una live anche per voi, nel senso che potete fare domande, potete condividere la vostra esperienza. Ecco, c'è spazio per tutto questo, anzi, vi dirò di più. Le vostre domande spesso poi mi permettono di parlare ancora meglio di certi argomenti, quindi vi invito caldamente a fare domande. Per farle basta che le scriviate nei commenti su Facebook. Voi state seguendo questa trasmissione su Facebook, basta che scriviate nei commenti e questo a me compaiono qui dove sono io nel mio programma, le metto a video, le ingrandisco a video, così tutti possono leggere la vostra domanda e ovviamente vi rispondo. Quello che vi chiedo quando fate le domande è di firmarvi. Quindi, se tu dici: Giacomo, volevo farti una domanda, perché eccetera, eccetera, alla fine metti il tuo nome, perché così io ti riconosco e anche ti posso rispondere più personalmente. Altrimenti, la tua domanda rimane anonima, ok? Oppure, se volete risolvere questa cosa una volta per tutte, nel post di questa trasmissione che ho scritto su Facebook, in fondo c'è proprio un link di StreamYard, che è il programma che sto utilizzando, e che se voi linkate, cioè schiacciate quel link, date l'autorizzazione a StreamYard di usare il nome che voi utilizzate su Facebook. Quindi quando voi scrivete nei commenti comparirà il vostro nome che usate nel vostro account di Facebook. Ecco. Se non fate questo, compare un anonimo Facebook user e quindi è un po' bruttino da vedere. Quindi, ecco, ripeto, firmatevi. Va bene, mi sentite bene? Mi date un feedback? Perché io, vabbè, ovvio, qua mi sento benissimo, però se magari, ecco, qualcuno ha voglia di scrivere un commento, così vediamo tanto anche se funzionano i commenti e le domande, se si sente bene, se si vede bene, perché ho sufficiente connessione, ma non ho idea come mi state guardando voi. Allora, se qualcuno appunto magari scrive anche solo ciao, così vedo, ecco, perfetto, ne prendo uno solo. Vedete, se qualcuno di voi scrive, io metto in grande, metto il commento. Ok, bene, allora cominciamo. Ok, aspetta che c'è anche. Adesso arrivano un po', adesso arrivate un po' tutti. Ciao Daniele, ben arrivato. Ecco, ciao Alberto, anche tu. Ci siete un po' tutti. Ok, ecco, questo ad esempio, vedete, questo viene anonimo. Vedete, se non date l'autorizzazione a StreamYard, compare così. Allora, in questo caso, se non volete dare l'autorizzazione, mettete semplicemente: buonasera, sono, che ne so, come ti chiami, così vi riconosco perché è probabile che ci conosciamo, ecco. Va bene, cominciamo. Direi che abbiamo lasciato qualche minuto proprio per arrivare un po' chi si è collegato adesso. E quindi cominciamo questa live. Allora, l'argomento, il titolo che ho dato è Il bambino interiore e le sue ferite. Ed parleremo proprio di questo. Quindi è un argomento molto, molto complesso, ampio. Quindi rispetto a delle live precedenti dove mi ero più focalizzato su un unico elemento, qui invece, aspetta che tolgo un attimo, mi è rimasto un commento aperto. Un attimo, eccolo qua, perfetto. In questo caso qua invece, dicevo, nelle live precedenti mi sono più focalizzato su alcuni temi specifici. Invece questa è una live più ampia dove vi do una panoramica di quello che è questo tema, cioè il bambino interiore e le sue ferite. Un tema importantissimo perché ci riguarda tutti, cioè non, ripeto, non è difficile, cioè diciamo così, permettetemi di fare la battuta, ogni 2000 anni arriva qualcuno che forse non è coinvolto nel discorso che facciamo questa sera. Questo discorso ci riguarda tutti in misura diversa e quindi anche il mio intento di fare questa panoramica è per darvi appunto una serie di elementi perché voi possiate valutare voi, ecco, com'è la vostra situazione. Ok? Quindi parlerò di questo, farò un'ampia panoramica e parlerò anche ovviamente poi di un processo di lavoro su se stessi, di un percorso di lavoro su se stessi, che è poi un processo di guarigione, perché questo lo dico sin da subito, quello che dico questa sera, questa panoramica non è una condanna, non è che se tu hai ricevuto determinate ferite sei condannato tutta la vita a portarla avanti. Una volta era così, cioè
nostri genitori, o ancora di più i nostri nonni, non avevano nessun strumento per far fronte alle cose che questa sera diremo. Quindi i nostri nonni si sono portati avanti il loro corpo, la loro mente, le loro emozioni ferite tutta la vita. Non hanno potuto fare niente da questo punto di vista. I nostri genitori, diciamo così, hanno cominciato a leggere dei libri. Ecco, noi siamo la prima generazione che effettivamente ha degli strumenti per lavorarci, che funzionano, che sono efficaci. Sicuramente la prossima generazione, quella dei nostri figli, forse avrà strumenti ancora più efficaci, però diciamo, noi possiamo fare. Questa è già una buona notizia. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo da questo concetto chiamato bambino interiore, perché in effetti è un qualcosa che qualcuno conosce e qualcuno no. A cosa faccio riferimento? A quale bambino sto facendo riferimento? Sto facendo riferimento al bambino che c'è dentro ognuno di noi, a quel bambino che eravamo, che siamo stati, quel bambino che è nato puro, che è nato completamente aperto, che è nato completamente in relazione col mondo. Prendiamo un bambino piccolo piccolo, se lo osserviamo, anche un bambino, non so, di un anno, 2 anni, se lo osserviamo, che cosa notiamo? La sua apertura, la sua grande apertura di cuore, cioè lui è aperto al mondo, lui non dice questo sì, questo no, questo mi piace, non mi piace, di questo mi fido, di questo non mi fido, non fa questi movimenti come facciamo noi, lui è aperto e questa è una caratteristica. Un'altra caratteristica è che ama, ha un cuore che ama, lui è amore, è proprio espressione di amore, un amore incondizionato, cioè lui ci ama, ad esempio ama i genitori, indipendentemente da quello che i genitori fanno. Lui ama, semplicemente ama, ed è quello l'amore, non quello che conosciamo noi oggi che è ti amo, però tu puntini puntini, no? L'amore è quella cosa lì, totalmente incondizionata, che viene proprio dal cuore. Adesso mi alzo un po' per far vedere, ecco, dal cuore. Un'altra caratteristica è pienamente incarnato nel corpo. Lui abita il corpo, è dentro tutto il corpo, nella sua totalità, dalle dita dei piedi alla punta della testa, lui è dentro il corpo. E lo abita completamente, lo abita pienamente. Ne gode, ne soffre. Lo usa, come dire, è il corpo, è dentro completamente questo corpo. Uno potrebbe dire, beh, perché noi no? No, noi no, noi assolutamente no, lo vedremo più avanti parlando. Noi abbiamo un pessimo rapporto col corpo, siamo pieni di vergogne, di sensi di colpa, di continui rifiuti, no? Ah, non mi piace i capelli che diventano grigi, non mi piace la mia cellulite, non mi piace qui, non mi piace il seno, non mi piace questo, non mi piace l'altro, oppure al contrario, vorrei questo, vorrei essere più magro, vorrei essere più così, vorrei essere più cos'altro. Cioè, per capire il rapporto col nostro corpo, basta guardarci, basta metterci nudi davanti allo specchio e vedete che cosa viene fuori. Una montagna di contenuti mentali. Ecco, il bambino non è niente di tutto questo. L'immagine è un bambino sulla spiaggia, nudo, che gioca con la sabbia, fa il suo castello di sabbia e lì c'è, non so, è un bambino, un maschio, c'è il pisellino, gli scappa la pipì, fa la pipì lì, non si fa nessun problema, corre, abbraccia, è pienamente nel corpo. Ecco, questo bambino eravamo noi eravamo così, perché tutti i bambini quando nascono sono così, ok? Noi eravamo questo e qui è molto soggettivo, per un certo tempo lo siamo rimasti. Una domanda a cui non abbiamo risposta è fino a quando siamo rimasti col bambino aperto, che ama pienamente nel corpo, pienamente nel piacere, anche questo, no? Totalmente dentro il piacere, il bambino è tutto sensoriale, no? Con la bocca, con gli occhi, con l'udito, col tatto, con l'olfatto, lui è. Ecco, non è come noi invece tutti che mangiamo con coltello e forchetta, tutti così. Ecco, no, no, lui è totalmente. Quando un bambino mangia così, si sporca, fa tutte queste cose qua. Ecco, perché è sensoriale, è dentro, no? Ecco, la domanda potrebbe essere: fino a che punto noi siamo rimasti così? Perché siamo tutti nati così, ok? Non esiste un bambino che nasce e già giudica e già dice questo non mi piace. Siamo tutti così. Tutti abitavamo il nostro corpo, tutti abitavamo, ecco un'altra caratteristica, le nostre emozioni. Cioè quando il bambino piange, piange veramente, non fa quella cosa nostra così, ok? Quando è arrabbiato veramente, è furioso, non è sono tanto arrabbiato oggi.
Non è questo, noi non siamo più in contatto con le nostre emozioni, noi siamo in contatto con l'idea che abbiamo delle nostre emozioni, ma non con le emozioni in sé, con quell'energia che monta, no? Quando ride, ride veramente, non fa, ride, ride proprio, lui è dentro le sue emozioni, ecco, un'altra caratteristica. Quindi, di nuovo, torno alla domanda, quando è che noi abbiamo smesso di essere così? E a questa domanda non abbiamo una risposta perché è accaduto molto presto, molto molto presto, prima che avessimo dei ricordi, diciamo, con una certa linearità, molto molto prima. Quindi il bambino interiore è quel bambino che noi eravamo e che non lo siamo più, e che l'abbiamo perso. E quello che siamo oggi, siamo degli adulti, no? Ci definiamo adulti, ma da un punto di vista proprio di integrità, siamo molto, ma molto disintegrati. Molto, molto scissi, molto divisi, pieni di conflitti dentro. Abbiamo un sacco di mente dentro, di giudizi, di non vado bene, non vai bene, non mi piaccio, non ti piaccio, non mi piaci e via così. Questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è sbagliato. Siamo pieni zeppi di tutta questa roba qua, no? E abbiamo perso il contatto con quella naturalezza, perché quel bambino era naturale. Quello era il nostro stato naturale. Ecco, se uno dice chi sono io, ecco, quell'amore, quel bambino che esprimeva quell'amore, quello siamo noi, quello eravamo noi. Adesso non lo siamo più, adesso siamo pieni zeppi di roba che non c'entra niente con noi. E quindi quel bambino interiore, noi abbiamo perso contatto, ci siamo completamente dissociati. Siamo diventati degli adulti estremamente razionali, estremamente distaccati dalle nostre emozioni, non proviamo quasi più nulla. Per provare qualcosa dobbiamo fare qualcosa di molto molto forte, perché altrimenti non proviamo. Completamente mentali, cioè per noi la vita è diventata una cosa mentale, completamente mentale, piena zeppa di riflessioni, di giudizi, di posso, non posso, voglio, non voglio, eccetera, eccetera. E viviamo male, fondamentalmente viviamo male. Perché? Perché abbiamo perso il nostro stato naturale, abbiamo perso quella naturalezza, che avevamo da bambini. Ok? Quindi questo è il primo concetto, diciamo così, il bambino interiore. Un bambino, una bambina, possiamo dire anche la bambina interiore, la stessa cosa, che è dentro di noi, ma noi non abbiamo più contatto, abbiamo perso ogni forma di comunicazione, come dire, è caduto il ponte radio, io tiro sul telefono, ma non c'è linea, io non riesco più a parlare dall'altra parte con quella parte di me. La domanda diventa allora, e come mai l'abbiamo perso? Perché l'abbiamo perso? Com'è che abbiamo perso il nostro stato naturale? La risposta è che quello che ci è arrivato dall'ambiente, intorno a noi, è stato troppo. E quindi ci ha fatto soffrire così tanto che abbiamo dovuto distaccarci. Perché ci è arrivato troppo. Questo è un discorso che ho già fatto in tante live. Noi vediamo, quando guardiamo i bambini piccoli, noi guardiamo sempre loro dal nostro punto di vista, con i nostri occhi e col nostro sistema di valutazione, ad esempio, di un'esperienza. Faccio un esempio. C'ho un bambino di 6 mesi, mamma, ho un bambino di 6 mesi, devo fare la spesa al supermercato, vado al supermercato. Ok? Dal mio punto di vista di adulto, andare al supermercato a fare la spesa è un'esperienza normale, non c'è niente di particolare. Ecco. Ma dal punto di vista di un bambino di 6 mesi è uno shock. È letteralmente uno shock, perché lui si trova in un ambiente completamente innaturale per lui, con un sacco di rumori, un sacco di luci artificiali, un sacco di gente che lui non conosce. Parliamo di un bambino di 6 mesi. Una madre a quel punto assente, perché la madre cosa fa? È presa da fare la spesa, a comprare la lista e tutto quanto. Lui è lì nel carrello o è lì nel passeggino, dov'è? Ed è completamente assente. Per lui questo è uno shock. E shock poi diventa trauma, perché nel momento in cui io non riesco a integrare lo shock, e un bambino di 6 mesi non può integrare lo shock di un supermercato, questo diventa un trauma. Voi direte, esagerato, come fai a dire che è un trauma? Semplice, i bambini piangono al supermercato. Un bambino di 6 mesi piange. Lo guardate, piange. Perché? Perché per lui è troppo. Ricordiamoci anche questo, che questa è un'altra cosa che ho sempre sottolineato. Il bambino piccolo ha due forme di espressione. Non è come noi adulti che abbiamo migliaia di parole da utilizzare. Lui ha solo due forme di espressione. Se la cosa gli piace, lui è contento, felice ed è beato. Se la cosa non gli piace, lui piange. Quindi il pianto è la sua espressione di disagio. Che ne dicano i pediatri, un sacco di gente che dice che il pianto va bene, sviluppa i polmoni, bla bla bla, il bambino si abitua, sono tutte cavolate queste, ok? Il bambino quando piange esprime un disagio, punto e basta.
Sta a noi capire di quale disagio si tratta. Quindi se io vado al supermercato con mio figlio e il bambino piange, il bambino sta dicendo supermercato no. E a questo punto sta a me prendere una decisione di cosa fare. Se, come mi capita spesso, che viaggio in treno, mi trovo madri con bambini piccolissimi in treno, i bambini piangono, questo vuol dire che il treno per quel bambino lì è troppo. Allora, non sto dicendo che il treno è troppo per i bambini piccoli, sto dicendo che se un bambino piange, per lui quel treno è troppo. E quindi la madre dovrebbe fare una scelta a quel punto, perché sta producendo uno shock e quindi un trauma a quel bambino. Ok? Quindi, tornando a noi, noi siamo aperti, fiduciosi, la fiducia è un altro elemento che il bambino ha, fiduciosi verso la vita, siamo così, e ci arriva troppo, troppo ci arriva. E questo troppo è troppo per noi, non è troppo per i nostri genitori, non è troppo per la nostra società. Ad esempio, mi ricordo, ancora oggi molti pediatri danno questa indicazione, che i bambini appena nati non devono dormire nel letto con i genitori, ma devono dormire nel loro lettino, da un'altra parte. Questo può andare bene per il pediatra, può andare bene per questa società, ma non va per niente bene per un bambino appena nato, nella maniera più assoluta. Lui deve stare con i genitori, è lui che si stacca dai genitori quando ne ha abbastanza, non noi che in base a una tabella decidiamo che è il momento di staccarci, okay? O in base a un pediatra che dovrebbe essere un esperto. La maggior parte di questa gente non ha la più pallida idea di che cosa sia un bambino. Si basano su degli studi che sono fatti da gente che è ancora più distante di loro dai bambini. Per cui questi studi, queste tabelle per cui a un certo mese il bambino va svezzato, che a un certo anno il bambino va portato al nido e queste cose qua non hanno niente a che fare con i ritmi naturali di un bambino, ma proprio niente. Okay. Sono idee distorte di questa società, che è una società distorta, è una società malata da questo punto di vista, e non lo dico solo io, basta guardarci intorno, cioè, siamo tutti qua che ci spariamo missili, per cui mi chiedo, ecco, dove è finito quel bambino aperto che è puro amore, se siamo qua che ci parliamo attraverso dei missili, capite? Ecco. Quindi siamo una società così, una società estremamente conflittuale, dove la guerra è il modo con cui noi risolviamo le cose, sempre che le risolviamo, ovviamente. E questo è il frutto di quel dissociamento lì, di quella dissociazione lì. Quindi noi non possiamo fare riferimento a studi, libri, pediatri e tutte queste robe qua, a meno che questi studi e questi pediatri non abbiano veramente studiato che cosa è un bambino e che cosa ha bisogno un bambino. Quindi noi viviamo in una società che valuta normale una serie di esperienze che non sono per niente normali e che, se dal nostro punto di vista possono sembrare normali, per un bambino piccolo non lo sono. Quindi, di quale esperienza stiamo parlando? Che sono quelle esperienze che ci hanno fatto perdere il bambino interiore. Una l'abbiamo tutti, è dalla nascita. Quella nessuno se la può risparmiare, a meno che non siete nati in casa, in un contesto completamente amorevole, dove c'era vostra madre, vostro padre, l'ostetrica, nessun altro. Ecco, se qualcuno è nato così, probabilmente ha avuto una nascita poco traumatica, una nascita fisiologica. Il 99% di noi è nato in ospedale, dove i padri non c'erano, le madri erano sdraiate su un letto a partorire in orizzontale, altra assurdità che nessun mammifero fa. C'erano dottori, macchinari, ambiente che non c'entra niente con l'ambiente naturale. Se voi osservate i mammiferi, la femmina, quando deve partorire, va a trovarsi l'ambiente giusto per partorire. Se avete avuto una gatta in casa, come ho avuto io, che fa i cuccioli, lei è andata. Noi le avevamo preparato tutta una cosa per lei, bellissima, bla bla. Lei, quando ha sentito il momento, è andata tutta da un'altra parte e li ha partoriti da un'altra parte. Perché questo è l'istinto di milioni di anni che ci porta avanti, ok? Ecco. Il medico che ti fa partorire in orizzontale sul lettino non ha capito niente di tutto questo, non ha proprio capito niente. E, però il problema qual è? Che dal tuo punto di vista di donna farai molta fatica a partorire, perché partorire in orizzontale è molto più faticoso che non in verticale. Però tu lo fai, ok? Male che vada, fai un cesareo, ok? È più doloroso, ti porti una cicatrice e boh, la risolvi. Ma quel bambino ha uno shock pazzesco, ha un trauma pazzesco. Poi nasce e magari non ti viene dato, non viene portato al seno, non viene allattato, perché la paura dei medici sono virus, batteri e tutte queste robe, quindi iniezioni, esami e tutte queste menate qua. E intanto la madre perde il latte e poi non allatta più, ma il medico dice: ma sì, c'è il latte in polvere che va benissimo. Un pasticcio dietro l'altro, capite? Poi quando arrivi a casa, dopo giorni arrivi a casa, sei sotto shock tu, e sotto shock lui, i bambini quando tornano a casa dall'ospedale sono sotto shock,
E lì comincia tutto la baradan della casa, con tutti i parenti che vengono, che guai, il bambino è nato, il pisellino, ecco, è una femmina, come mai non è un maschio, assomiglia tutto alla mamma, tutto al papà. Una baradan di gente, e il bambino piange, perché il bambino piange. Non è che il bambino è felice di vedere il nonno, il bambino sta bene solo con la mamma quando è nato, e con nessun altro, neanche col papà. Quindi se lo dai al nonno, lui piange. Se lo dai alla tua, a tua sorella, lui piange, perché lui sta solo con te, mamma, con nessun altro. Poi più avanti lui si aprirà alle relazioni e comincerà ad avere piacere di stare con tua sorella, con tua madre, con, che ne so, la tua migliore amica, col papà ovviamente, ma molto dopo, se tu segui i ritmi naturali di un bambino, sarà lui stesso a mostrarti quando ha piacere di avere relazione con gli altri. Invece tu ragioni dal tuo punto di vista, no? Beh, ci sono i parenti, posso mica non far vedere il bambino ai parenti, allora festa, torte, baccano, casino, gente che fuma, di tutto c'è. E lui sta lì, scioccato, è stato scioccato in ospedale, adesso è scioccato. È finita? No che non è finita, perché poi tu cosa fai? Seguendo il modello di questa società, compri un bel passeggino, un bel ovetto, un bel passeggino, lo piazzi lì, lui piange ovviamente, ma non importa perché si abitua, e te ne vai fuori a fare la passeggiata, vai al parco, vai in giro, vai al supermercato, vai a portare i vestiti dalla lavanderia, eccetera, eccetera. E questo è, il bambino è sempre così, e sempre piange, perché è uno shock, sono tutti shock, capite? È finita? No, non è finita, perché poi la società cosa ti dice? Beh, ormai è tempo che lo porti al nido, è tempo che tu torni a lavorare, va portato al nido, o va lasciato dai nonni, ok? E quindi tu, siccome il mondo ti dice di fare così, tu lo fai. E lui piange, perché il bambino al nido piange, il bambino dai nonni piange. È vero, poi smette di piangere, ma e qui te la raccontano ancora, che si è abituato, adesso va tutto bene. In realtà non si è abituato per niente, semplicemente è sotto shock. E a forza di essere sotto shock, ne parleremo, lui si è difeso, lui si è disconnesso dal suo pianto. Quando il bambino non piange più, non è che sta bene. Al nido lui a un certo punto smette di piangere, ma non è che sta bene. Ok? E che si è disconnesso dal pianto, si è proprio disconnesso, quindi lui non piange più, ma è un'emozione che nella sua vita non ci sarà più, perché poi da adulto non è capace a piangere, perché si è disconnesso dal pianto. Infatti, quanti di noi hanno difficoltà a piangere? Per quello, perché siamo disconnessi. Quanti di noi abbiamo fatica anche solo a stare nel piacere e nella gioia? Perché siamo disconnessi, non riusciamo più, no? E questa è la ragione. Noi ci siamo disconnessi perché ci faceva troppo male. Allora, poi arriva l'asilo, poi cioè, ce ne sono tante di esperienze, ok? Adesso io vi ho fatto l'elenco solo dei primi 2-3 anni di vita e ce n'è già a sufficienza. Poi arrivano anche chiaramente tutte le altre, ok? Quindi cosa succede? Anzi, mi fermo un attimo che c'è qualche domanda, vediamo, c'è qualche commento, qualche domanda. Rossana, condivido pienamente, non si rispettano più i tempi naturali dei bambini. Assolutamente. Questo è uno dei grossi problemi della nostra società, che noi dobbiamo costruire degli individui che funzionano nella società e quindi li imbottiamo sin da subito di un sacco di roba. La domanda è, ma poi questi individui quando arrivano nella società funzionano veramente o sono degli automi? Perché poi io vedo in giro solo degli automi, non vedo degli adulti che funzionano, ok? Quindi comunque anche questa balla che ci raccontiamo, che è importante che già all'asilo imparino l'inglese, perché l'inglese è fondamentale poi nel mondo, che imparino già a fare matematica, che imparino già a usare un computer, perché è importante, perché così funzioneranno nel mondo, noi creiamo solo dei robot che funzionano nel mondo, non sono questi individui veramente che funzionano. Vediamo questa riflessione. Io qui in Scozia fortunatamente ho chiesto di partorire a quattro zampe e mi hanno assecondato. C'era anche suo padre nella stanza, Silvana. Silviana. Esatto. Infatti anche da noi qui in Italia c'è questa possibilità adesso di partorire in casa. Sta tornando fortunatamente il parto in casa dopo gli anni 60, 70, 80, 90 che sono stati proprio anni disastrosi, sono la mia generazione, ecco. Adesso sta tornando il parto in casa, ci sono donne che partoriscono in casa, ci sono ostetriche che si assumono questa grossissima responsabilità di far partorire le donne in casa, ci sono parti molto belli come ad esempio i parti in acqua, bellissimi, dove ad esempio non tagli neanche il cordone ombelicale ma lasci che il cordone si secchi.
sono delle cose meravigliose. Il fatto che sono molto di nicchia e soprattutto sono totalmente osteggiate dalla nostra società. Cioè è rarissimo che i medici ti dicano donna, sì, ti consiglio di partorire in casa. Tutti ti diranno ma sì, sei matta, e poi se qualcosa va storto, l'ospedale è lontano, l'autoambulanza non arriva in tempo e tutte queste menate qua. Quindi la donna è stata letteralmente espropriata, lasciatemi passare il termine, espropriata di una delle cose fondamentali di una donna, che è il partorire. Se c'è una cosa che è proprio della donna, ma proprio della donna e solo della donna, è il partorire. Questa cosa oggi è diventata un'operazione chirurgica ad opera dei medici e la donna non è neanche più ascoltata, ma neanche più guardata, semplicemente se è incinta parte il protocollo, ok? Il protocollo è quello, ecografia tutti i mesi, esami, battito cardiaco, in ospedale, si partorisce e via così. Cioè tu non hai più possibilità di fare niente. Ecco, la buona notizia è che non è vero, cioè tu puoi partorire in casa e nessuno te lo può proibire. Chiaro che per fare questo devi riappropriarti del tuo essere donna, perché è molto comodo partorire in ospedale dove fanno tutti gli altri. Ci sono oggi delle donne, che non è uno scherzo, si fanno addormentare con l'anestesia e si risvegliano col bambino già fatto, quindi non hanno proprio vissuto niente. È comodo, ti toglie tutta la paura del parto, è evidente, ma non abbiamo niente, questo non ha niente a che fare con un parto, cioè tu non hai mai partorito, tu puoi avere anche 5 figli così, ma non hai mai partorito e i tuoi figli lo sanno, perché questa cosa adesso non è il tema della nostra serata, ma il partorire è qualcosa che mamma e figlio fanno insieme. Nel momento in cui non viene fatto, questa cosa manca, e io quando poi lavoro con queste persone, perché io poi lavoro psicologicamente con queste persone, io incontro queste cose, incontro chi è nato da parti cesarei o cose di questo genere. Cosa dice questo? Ciao, sei intelligente, comunichi le cose in modo spontaneo, ma intelligente, complimenti. Grazie Enrica, grazie, grazie. Allora, adesso arriviamo al punto. Allora, c'è una massa di roba che ci arriva addosso, ok? Ed è troppo, semplicemente è troppo, in Occidente è troppo. Se noi vivessimo, non so, in Africa, con gli Zulu, in una condizione completamente diversa, probabilmente, non lo so perché non conosco la loro cultura, ma probabilmente sarebbe più facile, ok? Da noi è troppo. Ora, cosa succede? Perché qui è il punto. Allora, a me arriva tutto questo, mi fa stare male perché io piango, il bambino comincia a piangere, è l'unica cosa che posso fare. Piango ed esprimo il mio disagio. Piango ed esprimo il fatto che i miei bisogni non vengono soddisfatti. Io ho bisogno di ciucciare il latte materno e mi danno il biberò. Ho fame, ma non è ancora l'ora giusta. Ho sonno, ma non devo dormire perché sennò poi a mezzanotte non dormo più. Che ne so, ho il pannolino che mi dà fastidio e me lo devo tenere. E via così, no? I miei bisogni non vengono soddisfatti, in più ricevo continue ferite, io a un certo punto cosa faccio? Per sopravvivere, perché devo sopravvivere, qui dentro c'è un istinto di sopravvivenza cieco, cioè il comando è devo sopravvivere. E come sopravvivo? Ecco, mi dissocio, comincio a distaccarmi da tutta questa massa di roba e da tutte queste persone che mi arrivano addosso, compresi i genitori. Io comincio a prendere le distanze per poter sopravvivere e mi chiudo dentro una corazza. In psicologia la chiamiamo corazza, mi corazzo, la corazza dà bene l'idea, spessa, di metallo, così quando arriva la botta sbatte sulla corazza e io la sento poco poco, come il paraurti dell'automobile, sbatte ma io sento poco. Infatti oggi è così, oggi sono in ufficio, le persone, non so, mi trattano male e io faccio spallucce. Il capo approfitta di me e io faccio spallucce, no? Perché sono corazzato, non sento niente, la mia donna mi lascia, pazienza. O mio figlio magari che ha problemi di tossicodipendenza, vabbè, ce l'hanno tutti, capite? Cioè, come diceva Giovanotti, l'indifferenza diventa il nostro male. Siamo totalmente insensibili. Totalmente. Al telegiornale passano notizie, no? Sei lì che mangi, ti mangi le tue cose. Kiev, morti 12 bambini. Poi, so, dall'altra parte del mondo ci sono stupri e balle varie. E tu continui a mangiare. Cioè, a me verrebbe da vomitare di fronte a una notizia così, dove io sto mangiando e mi fanno vedere donne stuprate. Mi viene da vomitare. E invece noi mangiamo. E facciamo spallucce. Siamo totalmente insensibili, perché, come ho detto, ci siamo dissociati. Ok? Ecco. Andiamo più nel preciso. Secondo molti studi, queste ferite, questa massa che ci arriva, possono essere, diciamo così, riassunte, e questo è il tema centrale del nostro incontro, possono essere riassunte in 5 grandi ferite.
Ovviamente questa è una generalizzazione teorica, in pratica ognuno di noi ha il suo vissuto, però vedrete che man mano che vi spiego queste cinque ferite, probabilmente vi riconoscete, cominciate a dire ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ecco, difficile dire manca, ok? Onestamente è difficile dire manca. Potrebbe essere che non ci sia, potrebbe essere che semplicemente non la contatti, perché tu puoi dire quella non ce l'ho, ma in realtà perché non la contatti, perché sei così distante da non sentirla, ma quando ci vai dentro la senti come. Quindi si sono identificati cinque grosse ferite e cinque grosse reazioni a queste ferite che sono la nostra personalità, il nostro carattere, cioè potremmo dire cinque caratteri diversi, cinque modalità di comportamento che corrispondono alla mia difesa di fronte a quella ferita. Quali sono queste cinque ferite? Adesso le nomino e poi ne parlo di ciascuna. Il rifiuto, l'abbandono, il tradimento, l'umiliazione e l'ingiustizia. Sono cinque. A queste cinque ferite corrispondono cinque modalità di comportamento molto grosse e molto nette, che sono poi le basi del mio essere, di quella cosa che chiamo Giacomo. Ecco, è un insieme. Cioè, queste cinque ferite creano reazioni dentro di me che formano il mio carattere. Il mio carattere è oggi, per la maggior parte, la somma di queste cinque ferite. Infatti è probabile che voi non sentirete di avere il carattere tipico di una ferita, ma di averli praticamente tutti, cioè tutti e cinque coesistono in noi, in certi momenti se ne attiva uno, quindi mi sento rifiutato, in certi momenti si attiva il tradimento, in certi momenti si attiva l'umiliazione, cioè a seconda dei bottoni che vengono schiacciati mi si attivano. Allora, cominciamo dalla prima. Il rifiuto. Seguo questo ordine perché è anche un ordine cronologico, cioè il rifiuto di solito è quella più profonda, è quella più precoce. Cos'è il rifiuto? Il rifiuto è fondamentalmente il genitore che dice non ti voglio. Non ti voglio. Ovviamente ogni ferita ha diversi gradienti di intensità. Allora, un conto è, non so, il papà che arriva a casa la sera stanco dal lavoro, tu vuoi giocare con lui e lui dice non ti voglio. No, ti dice no. Papà, giochi con me? No. Vai in camera tua. No, questo è un rifiuto, ok? Ed è un certo livello di gravità. Diverso, ad esempio, dei genitori che rifiutano il figlio e lo abbandonano, non so, in un orfanotrofio, ad esempio, lo lasciano lì. Diverso è una madre che rimane incinta e dice non voglio questo figlio e cerca di abortire. Questi sono rifiuti intanto molto più precoci, perché una donna che cerca di abortire il figlio è addirittura ancora nella pancia della mamma, il trauma, e sono molto più radicali. Perché un conto è un papà o una mamma stanca dalla giornata che non vuole giocare con noi, un conto è una madre che cerca di abortirci, che dice proprio tu non esisti, questo è il rifiuto, tu non esisti, tu per me non esisti. Allora, un conto è dire tu per me per la prossima mezz'ora non esisti, ed è comunque una ferita, però è un certo livello di gravità. Diverso è dire proprio tu non esisti, io non ti voglio. Ecco, questo è il rifiuto. Okay. Quindi ha tantissime sfumature diverse e ognuno di noi ha ricevuto i propri rifiuti da entrambi i genitori. Okay? Da entrambi i genitori. Noi come reagiamo? Come reagisce, diciamo, tipicamente una situazione di rifiuto? Con un meccanismo molto preciso, la fuga. Quando il bambino viene rifiutato, il papà dice no, non voglio giocare con te, lui scappa in camera sua. E non si fa più trovare, non esce più di lì. Cioè ci nascondiamo nella nostra tana. Quindi sviluppiamo un atteggiamento chiamato proprio fuggitivo. Sono persone che fuggono continuamente le situazioni. Ogni volta che la situazione può sembrare un rifiuto, scappano. Loro fuggono prima di essere rifiutati, perché hanno i sensori che li avvertono che sta per arrivare un rifiuto e quindi fuggono. Esempio tipico sono i rapporti di coppia, dove queste persone fuggono proprio, fuggono, cioè tu fai fatica poi a trovarle, fuggono sia fisicamente sia interiormente, cioè si chiudono dentro una corazza che tu non arrivi più a loro, cioè tu li guardi, gli parli, ma tu senti che loro sono lontani anni luce da te, perché si sono completamente ritirati. Poi ci sono, ecco, io adesso mi fermo qua perché in realtà ci sarebbero tantissime caratteristiche, addirittura caratteristiche fisiche, cioè il corpo di un fuggitivo, se una persona deve fuggire, non sarà un corpo da 200 kg, perché non
non puoi fuggire con 200 kg. Non solo, il fuggitivo anche non solo fugge, ma cerca di non farsi vedere. Ci sono quelli che quando vanno a una festa nessuno li nota, no? Perché si vestono tutti di nero, perché stanno sempre in un angolo buio, cioè non devono essere visti, perché se vengono visti verranno rifiutati. Questa è la loro idea dentro che hanno, perché è quello che è successo. Se il papà ti guarda, ti rifiuta, e quindi tu, quando papà torna a casa, non vai più da lui in soggiorno a dire: papà, giochi con me, perché sai che ti rifiuterà, e quindi te ne stai in camera tua. Capite com'è il fuggitivo? Te ne stai chiuso in camera tua. È quello che dice: no, ma io la ragazza, figurati, tanto lo so già che con me non ci sta. E quindi te ne stai chiuso in casa, invece di uscire e di andare a vedere un po' come sono le ragazze in giro. Questo è il fuggitivo. Quindi anche fisicamente tu sviluppi, infatti questi studi riescono a vedere la ferita che noi abbiamo anche solo dal corpo, dalla fisionomia del nostro corpo. Quindi chi è stato ferito nel rifiuto ha un certo tipo di corpo, molto diverso dai corpi delle altre ferite. Ok? Quindi questo è il rifiuto e questa è anche la reazione. Io fuggo, semplicemente fuggo. E questa è la prima ferita. Avviene molto precocemente, può avvenire molto precocemente, può avvenire poi dalla nascita in poi successivamente. Noi possiamo essere rifiutati in toto o, quello che accade più spesso, veniamo rifiutati in certi nostri atteggiamenti. Quindi magari la mamma ci rifiuta quando piangiamo, quando ci lamentiamo di notte, e quindi magari ci lascia nel lettino a piangere da soli. Ci rifiuta quando mangiamo e ci sporchiamo tutti, ad esempio. Quindi lei rifiuta, dice: no, tu così, no, tu così, no, per me non ci sei. O cambi o comunque per me non ci sei, no? Ci rifiuta anche quando arriviamo a casa da scuola con una brutta pagella, ok? Sono chiaro che più tardi avviene il rifiuto, più io già sono un po' più in grado di reggere la botta, ok? Però se questo rifiuto avviene molto precocemente, rimane la fragilità tutta la vita. Per cui quando poi sei adulto, il capo ti chiede una relazione al lavoro, tu gliela consegni e poi sei nel terrore più puro. Chissà adesso che cosa mi dirà, forse mi boccia, mi rifiuta la relazione, no? Ecco. Ok, questo è il rifiuto. Poi se avete domande fatemele pure e vi rispondo. Però adesso andiamo avanti prima. Seconda, l'abbandono. L'abbandono avviene un pochino dopo, perché in pancia non puoi abbandonare. Una madre che abortisce non abbandona un figlio, lo rifiuta, è una cosa diversa. Ok? L'abbandono, qual è la differenza? Questa è una domanda che spesso le persone mi fanno. Qual è la differenza tra un rifiuto e un abbandono? Ad esempio, una persona in un orfanotrofio è stata rifiutata o è stata abbandonata? Bella domanda. C'è una differenza fondamentale, una è fondamentale. Nel rifiuto io non ti voglio e quindi ti allontano. Nell'abbandono io vorrei tenerti, ma non posso. Questa è la differenza. Mi si spezza il cuore, ma ti devo abbandonare. Invece nel rifiuto io sono ben contento di abbandonarti perché non ti voglio. Quindi appena mi libero di te, sto subito meglio. Ah, finalmente. No, le vedi le mamme che mollano il bambino da qualche parte? Ah, finalmente mi faccio la mia passeggiata. Ah. Invece la mamma che abbandona gli si spezza il cuore. Faccio un esempio di questo. La mamma che deve andare a lavorare, perché lei starebbe a casa con suo figlio, ma deve andare a lavorare e quindi molla il figlio al nido e gli si spezza il cuore. Vedere il bambino lì con le maestre che ti guarda con quello sguardo da abbandonato, perché è proprio lo sguardo da abbandonato, e tu lo devi lasciare lì. Ti si spezza il cuore. Quindi la differenza è quella, io non voglio abbandonarti, non voglio lasciarti, ma ti devo lasciare, lo devo fare. Quindi l'abbandono comunque è una ferita, perché comunque quella madre, ricordiamoci, ha sempre una scelta, eh? La scelta c'è sempre. Se tu dici, ma io dovevo andare a lavorare, te la stai raccontando, nel senso che tu avevi quella scelta, potevi abbandonare il lavoro. E tu dici, sì, ma poi come vivevamo? Ok, avresti dovuto occuparti di come vivere, però avevi una scelta. Ok? Quindi per quello che è un trauma ed è una ferita, perché tu avevi una scelta e hai scelto diversamente, tu hai scelto di abbandonarlo nel nido. Ok? Non sto facendo le colpe di nessuno, però dobbiamo dire di chi è la responsabilità. Non possiamo semplicemente dire va tutto bene, siamo tutti amore. Ecco, ci sono delle responsabilità. Ok? Le scelte comportano responsabilità. Quindi cosa fa? Gli abbandoni anche qua, ci sono i grandi abbandoni dall'orfanotrofio, l'abbandono, ad esempio, i genitori vanno in vacanza 10 giorni e mollano il bambino ai nonni, e questo è un abbandono. Il nido, l'asilo, fino alla scuola, ve lo dico proprio chiaramente, fino alla scuola tutto quello che viene prima non è per il bambino, non è per il bambino.
nel nido, nell'asilo. Che ne dicano i famosi esperti che il bambino ha bisogno di socialità, non è vero per niente. Il bambino comincia a sviluppare la socialità tra i 6 e i 7 anni. Prima non è minimamente interessato. Se lo vedi giocare con gli altri perché ha già preso le distanze da te, perché ha visto che con te non ce n'è e quindi si accontenta di giocare col bambino lì vicino. Ma non è socialità. Socialità è proprio il bambino che vuole andare lui. Lui vuole andare dagli altri bambini e vuole starci del tempo. E questo succede tra i 6 anni, 6-7 anni. Quindi fino lì sono tutti abbandoni, ok? Sono tutti abbandoni. Ogni volta che tu lo lasci e lui piange, perché finché tu lo lasci e lui sta bene, non è un abbandono. Ricordiamoci sempre questo. Il bambino esprime il piacere, cioè se sta bene lo esprime con il piacere, se sta male lo esprime col pianto. Quindi se tu lo metti nel passeggino e lui è tutto contento lì di giocare col suo giochino, non è un abbandono, ok? Ma se tu lo metti nel passeggino e lui piange, quello è un abbandono. Se tu lo metti nel passeggino e lui per mezz'ora sta bene e poi piange, lo devi prendere immediatamente su, perché se lo lasci diventa un abbandono. Bisogna essere molto chiari in questo, ok? Quindi noi l'abbiamo abbandonati i nostri figli dappertutto, dappertutto. E continuiamo a farlo, perché anche quando poi sono un po' più grandi, solo che ovviamente l'effetto è molto minore, ok? Ora, come il bambino si difende dall'abbandono? Perché dal rifiuto l'abbiamo già detto, lui fugge, semplicemente fugge. All'asilo, al nido lo vedi bene un bambino rifiutato. Quando la mamma lo va a prendere, lui scappa, semplicemente scappa. Cioè non si fa più prendere dalla mamma, e la mamma lo deve rincorrere, lo deve prendere per mano, lo deve portare fuori dal nido e portarlo a casa, perché lui non ci vuole più andare. Quello è un bambino rifiutante ed è un bambino ferito nel rifiuto. Da adulto lui rifiuterà, semplicemente rifiuta, ed è la sua ferita. Nell'abbandono si crea tutto un altro tipo di dinamica ed è una dinamica da dipendenza emotiva. Cioè, siccome tu non mi vuoi lasciare, ma mi devi lasciare, io cosa faccio? Cerco di aggrapparmi a te, mi aggrappo, nella speranza che ci ripensi, perché io ho capito che tu non mi vuoi lasciare, ma mi devi lasciare. Quindi io mi aggrappo e dico la famosa frase, mamma, ti prego, non mi lasciare. Nella speranza di arrivare al tuo cuore e tu, mamma, cedi e dici, hai ragione, guarda, sto qua con te, non vado a lavorare. Quindi questo, l'abbandono produce una dipendenza emotiva. Io sarò sempre dipendente dal tuo amore, sarò sempre lì a elemosinarlo, sarò sempre lì a chiederlo, ti prego, amami, ti prego, tienimi, tienimi, amami, non mi abbandonare, non mi mollare. E questo si vede bene nelle relazioni affettive, nelle relazioni di coppia, dove la persona diventa estremamente dipendente e anche disposta a fare qualunque cosa pur di avere quell'amore, pur di far sì che tu non te ne vai. Quindi diventano veramente persone che si attaccano, proprio si attaccano, e estremamente dipendenti, proprio bisognose di quell'amore. E dall'altro lato, se si ritrovano da sole, la totale incapacità di stare da soli, perché questa loro dipendenza è come per un alcolizzato quando non ha da bere il suo alcol, lui non riesce a stare in questo, deve correre subito dalla bottiglia. Quindi è una dipendenza, quindi questa è una dipendenza affettiva. Invece il rifiutato, lui sta benissimo da solo, il bambino rifiutato lo vedi giocare da solo con i suoi giochi, non rompe le scatole a nessuno, non chiama la mamma, non chiama il papà, invece il bambino abbandonato chiama tutto il tempo la mamma. Mamma, giochi con me? Mamma, stai con me? Da adulti come li noti? Che qualunque cosa devono fare, chiedono sempre aiuto. Sono persone che chiedono costantemente aiuto. Mi aiuti a fare questo? Non so, ha comprato il televisore nuovo. Mi aiuti a montare il televisore? In verità loro lo sanno montare benissimo da soli. Il punto è che loro hanno bisogno sempre di qualcuno vicino. Qualcuno a cui aggrapparsi, capite? Quindi si aggrappano da tutte le parti. Ecco, questi sono quelli che sono stati abbandonati, quindi hanno reagito con questa presa forte, dove non vogliono essere abbandonati. Una caratteristica anche di questi, un po' diversa, ma fa parte anche di questo, è che quando alla fine hanno capito che verranno abbandonati, cosa fanno? Abbandonano per primi. Quindi queste persone abbandonano gli altri perché sanno che verranno abbandonati. Quindi abbandonano, beh, certe persone me l'hanno proprio detto, io ho abbandonato perché sapevo che sarei stato abbandonato, no? E quindi lo fanno prima. Ok? Questa è la ferita dell'abbandono. Terza ferita, vado veloce perché capite che per ognuna di queste ferite poi potrei parlare per giorni, ma non abbiamo il tempo. Terza ferita, il tradimento. Tradimento cos'è? Viene sempre dai genitori e viene un pochino dopo. Tradimento è fondamentalmente una promessa d'amore non mantenuta. Quindi la mamma ci dice ti amo, sei la luce dei miei occhi, sei il mio amore, e poi si occupa del fratellino. Oppure sta col papà. Dice, sei il mio amore, ma poi sta con papà. No? E tu?
E tu lo vivi come un tradimento, perché lei ha detto tu sei l'amore della mia vita, ma poi sta con papà. Infatti il tradimento in questo caso presuppone sempre una dinamica 3, cioè mentre il rifiuto e l'abbandono è una dinamica 2, uno abbandona e l'altro è abbandonato, nel tradimento siamo sempre in 3, cioè ci sono io bambino piccolo, c'è la mamma e il papà, oppure ci sono io bambino piccolo, c'è la mamma e il fratellino nato dopo, ci sono io bambino piccolo, c'è la mamma e c'è il suo papà malato, ad esempio, oppure c'è il lavoro, no? Ecco, ci sono io, c'è il papà e ecco, c'è sempre un terzo, perché il tradimento presuppone che invece che stare con me, stai con qualcun altro. Ok? Quindi io mi sento tradito. E anche qua ci sono tante sfumature di tradimento, ok? Da quelle che vi ho elencato a piccole sfumature di tradimento, dove la mamma dice sì, oggi gioco con te, ad esempio, e poi ha da stirare. E quindi ti viene lì, gioca 5 minuti con te, poi ti molla lì coi giochi e va a stirare. E tu ti senti tradito. Cosa provoca questo in te? E qui arriviamo alla reazione. Una caduta totale della fiducia, cioè tu non ti fidi più della mamma perché ti mente, perché ti sta mentendo, ti ha tradito. Non ti fidi più del papà che dice sei l'amore della mia vita e poi sta con mamma, capisci? Capisci? Quindi tu perdi la fiducia e sviluppi un atteggiamento estremamente controllante. Questi sono i controllori, quelli che controllano. Che cosa controlli? Controlli per vedere da dove arriva il tradimento, perché tu ti aspetti di essere tradito e quindi controlli. Sono quelli che, ad esempio, nei rapporti di coppia diventano gelosissimi, sono quelli che vanno a guardare il cellulare del partner, vanno a vedere, a guardare nella sua agenda, cioè non si fidano di quello che il partner dice, controllano, annusano i vestiti per sentire se ci sono dei profumi strani, controllano gli orari. Ma mi avevi detto che arrivavi alle 8 e sono le 8 e 10, come mai? È tutto un sospetto, è un continuo sospetto, perché la ferita è il tradimento. E quindi io controllo perché? Perché non voglio più essere tradito. E quindi diventano estremamente controllanti, estremamente rigidi, perché devono controllare tutto. Perché non è solo da piccolo c'è tu, mamma e papà, ma da grande ci sei tu, donna, c'è il tuo uomo che lavora in un ufficio, che c'ha la riunione alle 8 di sera, che c'ha la sua segretaria personale, che c'ha la sua collega, che c'ha, che ne so. Capisci come diventa complessa la vita? Molto complessa. E tu devi tenere tutto sotto controllo, perché da dove arriverà il tradimento? Da dove arriva? E quindi controlli. Ok? Questo è il tradimento. Poi abbiamo l'umiliazione. L'umiliazione. L'umiliazione arriva un po' dopo. Arriva quando, per un po', il bambino piccolo, per un po' lui quello che fa va bene. Cioè lui mangia, si sporca. Ah, oh, che carino, si è sporcato. Si fa la cacca addosso. Ah, si è fatto la cacca addosso. Ah, ha fatto la pipì. Cioè è tutta una notizia, no? Nella mamma che dice a papà, oggi ha fatto 3 cacche, oggi ha fatto 3 cacche. Festa, festa, festa. Va tutto bene. Poi arriva un momento, non si capisce quando, ma arriva un momento che tutto questo non va più bene. Cioè tu mangi e ti sporchi e la mamma si arrabbia. Ma ti sei sporcato? Ma cosa ti ho insegnato io? Così? Mangiare così? Guarda, e questo vestito qua, che è costato un occhio della testa, è di nuovo sporco, l'ho appena lavato. E tu capisci che c'è qualcosa di sbagliato in te. Perché? E non capisci, però in realtà non capisci, perché fino a ieri andava bene sporcarsi, perché adesso non va più bene? Fino a ieri andava bene giocare in giardino e con le scarpe sporche venire in casa, adesso non va più bene. Cioè, cominci a capire che non va più bene come tu sei. Come tu sei non va più bene. L'esempio classico che io faccio sempre è d'estate sulla spiaggia, no? L'anno prima eri nudo sulla spiaggia, andava tutto bene. L'anno dopo sei lì nudo sulla spiaggia, la mamma arriva e ti mette il costumino addosso. E tu non capisci, dici che è sta roba. E te lo togli. E ti accorgi che la mamma torna e te lo rimette. E dopo un po' tu te lo togli, perché fino a prima stavi senza. E anche perché dà fastidio. E lei te lo rimette, questa volta si arrabbia. Il costume va tenuto. E tu magari te lo togli di nuovo, lei arriva e ti dà anche uno schiaffo per farti capire che non lo devi fare e tu a un certo punto non lo fai, a un certo punto non lo fai più. In poche parole, cominci a capire che c'è qualcosa in te di sbagliato, che tu non vai bene. Questa è l'umiliazione, ti umiliano, ti fanno sentire sbagliato, ti fanno sentire che così come sei non vai bene. Non vai bene perché ti sei comportato male con la vicina, non vai bene perché a scuola, non va bene all'asilo perché hai rubato il giochino di quel bambino, no, non vai bene, loro ti dicono, fino un attimo prima andava tutto bene, adesso non va bene. E soprattutto questo colpisce tantissimo l'aspetto del corpo, della sessualità e del piacere. E qui ti dissoci dalla sessualità e dal piacere, perché prima andava tutto bene,
Adesso magari tu ti strusci con la mamma, sei un maschietto, ti strusci sulla mamma, ti viene l'erezione e la mamma ti allontana. La mamma no, no, perché è imbarazzata dalla tua espressione sessuale. Quando sei un pochino più grande, loro cominciano a prenderti in giro, magari la patatina, il pisellino e tutte queste robette qua, no? E tu cominci a capire che c'è qualcosa che non va e poi ti mettono il costume. Quindi tu capisci che, perché devo coprire queste parti? Perché non mi metti... Vabbè, oggi andiamo in giro anche con questo. Ma perché non mi copri le orecchie? Perché mi copri qua? Femmina, perché mi copri qua? Cosa c'è che non va? Perché tu non capisci e soprattutto, a parte che non sei in grado di fare la domanda ai tuoi genitori, ma se gliela facessi, sarebbe molto curioso vedere come ti rispondano, perché non hanno la più pallida idea. Perché il fatto che questo vada coperto, scusate il termine, è una cazzata, è una merita cazzata. Cioè, i genitali, guardate gli animali, guardate la natura, sono tutti nudi. Guardate un cervo, passa un cervo, passa un lupo, passa un cane, tu lo guardi e che cosa dici? Che schifo, che vergogna, oddio. No, tu dici che meraviglia. Quando vedi passare un cerbiatto, dici che meraviglia, ed è nudo. E non è il più bel cerbiatto del bosco, è un cerbiatto, ok? Magari anche anziano, magari con qualcosa di, un po', qualche ferita, un po' di macchie sulla pelle, ma lui passa nudo e per te è una meraviglia. Poi vedi tanto così in più di un essere umano, oddio, 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 e ti vergogni, no? Questa è la ferita dell'umiliazione. E quindi come reagisci tu per stare di fronte a questa umiliazione? Ti dissoci dal piacere. Dissoci dalla sessualità, dal piacere, dalla sensualità. E tutto questo va nella mente, perché uno dice: ma allora se mi dissocio vuol dire che non faccio più sesso? No, 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 solo diventa tutto mentale, da qui tutte le perversioni mentali che abbiamo rispetto ad esempio alla sessualità e al piacere, cioè che per avere piacere mi devo frustare 50 volte o devo torturarmi o devo fare le cose più incredibili. Abbiamo perso totalmente la relazione col piacere. E tutto il tempo veniamo, a nostra volta, diventiamo umilianti nei confronti degli altri, perché quando poi vediamo gli altri senza il costume, interveniamo, diventiamo moralisti a quel punto, perché anche gli altri devono reprimere il piacere, non solo che l'ho represso io, mi sono dissociato io dal piacere, ma adesso anche gli altri. Ma soprattutto nei miei confronti c'è un senso di vergogna estremamente profondo. Io mi vergogno. Non solo nudo davanti allo specchio, ma anche vestito. Mi vergogno di questo corpo, mi vergogno dell'espressione di questo corpo. Ad esempio, sternutisco e chiedo scusa, 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 scusate. Cosa c'è di male se sternutisco? Devo andare in bagno, scusate, devo andare in bagno. Di che cosa ti devi scusare? È normale andare in bagno, ti scappa la pipì, vai a fare la pipì. No, mica ti devi scusare. Noi ci scusiamo per una serie di cose che non ha niente a che fare, non sono da scusare. È semplicemente vergogna profondamente radicata. Ok? Ultima ferita, l'ingiustizia. Questa arriva ancora un po' dopo. L'ingiustizia è quando, prima di nuovo il bambino esprime la sua volontà e va sempre tutto bene. A un certo punto entra la volontà dei genitori e si fa quello che dicono i genitori. Quindi è un abuso di potere. L'ingiustizia avviene un po' dopo, è l'abuso di potere. Cioè è il genitore che dice tu adesso fai quello che dico io. E ti abusa, perché è un abuso. Non è un abuso fisico, non è un abuso sessuale, ma è un abuso. Perché io entro e dico adesso tu fai quello che dico io. Ma io vorrei andare in vacanza con il mio amico. No, tu quest'estate vai in colonia perché devi imparare l'inglese. Io abuso perché uso la mia autorità. Tu fai quello che dico io e guai a te se parli. E se provi a parlare ti do anche due schiaffi. Quindi uso anche la violenza fisica per farti sentire che comando io. Ok? Come reagirò? Come cosa farò? Io mi distaccherò da tutto questo e avrò per tutta la vita problemi con l'autorità di tutti i tipi. La cosa, l'esempio più semplice che faccio è questo. State guidando, state facendo i 50 all'ora, in lontananza vedi i carabinieri. Qual è la tua reazione? Oddio, oddio, i carabinieri, oddio. In realtà non hai fatto niente, ok? Non hai fatto niente, ma ti viene subito paura. Oddio, ha tirato fuori la paletta, oddio, cosa vuole? Quello. Poi quell'autorità lì te la trovi in ufficio, col capo ufficio, te la trovi col partner, dove vivi relazioni dove l'altro ti sovrasta, l'altro usa il suo potere per manipolarti, per usarti, perché tu vieni usato, l'altro ti usa. Questa è la ferita dell'ingiustizia. È proprio non è giusto. E il bambino lo dice, non è giusto perché io non posso andare in vacanza, non è giusto perché io non posso avere il gelato, cioè loro mangiano gelato e tu no. No, tu no perché hai preso 4 a scuola e quindi niente gelato. E tu dici non è giusto, no? Quante volte abbiamo detto non è giusto? Ma i genitori se ne sono fregati perché loro pensano che è loro giusto, al loro giusto, non al giusto del bambino, ma al loro giusto. Quindi anche qua tu reagisci con un problema con l'autorità,
gigantesco. E più è profonda la ferita, più sarà grave il problema di autorità e di sottomissione, perché poi questo, adesso arriviamo all'ultima parte di questo intervento, poi vi lascio spazio per le domande. Il punto è che noi abbiamo tutte queste ferite, ma queste ferite non è che le abbiamo ricevute là e adesso non ci sono più, continuano a ripetersi. Quindi un altro modo per capire quali sono le ferite più gravi che ho ricevuto è vedere cosa mi sta succedendo intorno. Cioè gli altri come si comportano con me? Mi rifiutano, mi abbandonano, mi tradiscono, mi umiliano, usano la loro autorità, no? La ferita dell'ingiustizia. Cosa fanno nei miei confronti? Quali sono le esperienze più ripetitive che io faccio in questi contesti? Lì capisco dov'è la mia ferita, perché io tutto il tempo attiro quel tipo di ferita, attiro quel tipo di persona. Perché? Perché c'è una parte di me che vuole guarire da quella ferita e quindi per guarire attira quel tipo di ferita. Sembra un'assurdità, ma è così. Perché effettivamente è così. Per guarire da quelle ferite io ci devo passare attraverso. Il problema è che da solo non sono in grado. Quindi io ho la ferita del tradimento e ho un partner, continuo a incontrare partner che poi mi tradiscono. E non ne vengo fuori, perché da solo, senza strumenti, non ne veniamo fuori. Io l'ho detto all'inizio che i nostri nonni non avevano strumenti e infatti non ne venivano fuori. Noi abbiamo degli strumenti, perché noi oggi queste cose le sappiamo bene, le cose che io vi dico non è farina del mio sacco, sono studi ormai scritti anche nei libri di psicologia, ci sono tanti studi su questo, quindi la materia, almeno a livello teorico, la conosciamo bene. E abbiamo sviluppato una serie di metodi, di metodologie, per cercare di andarci dentro e di sciogliere queste cose. Ecco, io personalmente lavoro con le costellazioni familiari. Perché? Perché sono un ottimo strumento. Io, facciamo un esempio di una ferita del tradimento. Io ti metto di fronte mamma e papà e faccio proprio che tradiscono, dove la mamma ti guarda con amore e poi va da papà e tu quella ferita cominci a sentirla. Oppure hai quella del rifiuto, ti metti di fronte al genitore che ti ha rifiutato, il quale ripeterà questa azione. Cioè con le costellazioni noi creiamo una scena dove possiamo mettere in atto la ferita, ma in modo intelligente, in modo sicuro, perché quello è un ambiente sicuro, è un ambiente terapeutico. Non è come fuori, perché anche fuori ti succedono queste cose, eh? Cioè il tuo capo ti tradisce, ti aveva fatto una promessa e poi in realtà la promozione invece che darla a te l'ha data a qualcun altro, no? È un tradimento. Lì succede continuamente e tu non puoi farci niente. Mentre qua, in un laboratorio come questo, noi mettiamo in atto la ferita perché tu ci devi andare dentro e la devi attraversare. Perché solo così riprendi contatto da ciò da cui ti sei, con ciò da cui ti sei dissociato. Cioè tutta la mia spiegazione di adesso, uno può dire bella, bellissimo, ho capito tutto, grazie, 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 ma non ti cambia niente. Domani mattina rivivi le stesse ferite, perché qui non cambia niente. Noi dobbiamo riprendere contatto con quel bambino interiore, ricordate che all'inizio ne ho parlato, quel bambino interiore da cui ci siamo dissociati. Questa è la guarigione, ritornare in contatto con quel bambino interiore, riprendere in mano quel bambino interiore e portarlo con noi nella nostra vita. Che vuol dire portare con noi le nostre emozioni, portare con noi il nostro corpo, i nostri pensieri, tutto il nostro essere, questo essere integri, e vivere la giornata con tutto il mio essere, in modo totale, univoco, completo. E questo l'ho capito, ma non so come si fa, perché non lo posso fare semplicemente perché l'ho capito. Devo passarci attraverso, e questo è un lavoro difficile, quindi questi lavori che io propongo, questi particolari sul bambino interiore e le ferite, sono lavori difficili, cioè non sono lavori per chi non ha mai fatto nulla o per chi dice dai sì, volevo sapere un po' cosa sono le costellazioni, vengo. No, per queste cose qua ci sono i corsi di costellazioni familiari, dove tu arrivi, presenti la tua problematica e facciamo una costellazione. Per questi qua invece, per lavorare su queste cose, io faccio corsi, di solito sono percorsi, dove abbiamo 5 ferite, faccio 5 appuntamenti, dove ogni appuntamento è 2 giorni, sabato e domenica, ogni appuntamento fa una ferita, ok? Perché? Perché dobbiamo prenderci il tempo di andare dentro quella singola ferita e vederla da tanti punti di vista. Quindi il mio approccio è attraverso dei corsi che io faccio proprio di costellazioni familiari, che chiamo anche familiari e spirituali, perché effettivamente il discorso è molto più ampio. Qui non partiamo da un tuo problema, qui partiamo da una ferita che io so che tu hai, perché l'abbiamo, la ferita nel rifiuto è chiaro che ce l'abbiamo tutti in una forma o nell'altra. E quindi creo attraverso le costellazioni dei contesti di rifiuto dove tu cominci a confrontarti con questo e grazie a questo cominci a confrontarti col tuo dolore, tu riprendi contatto col tuo dolore, quindi è difficile come lavoro perché questo dolore ti verrà fuori, tu piangerai, starai male durante il corso.
Ma questo è un male liberatorio, è un male che ti libera da tutto questo dolore che hai dentro, perché questa è la strada. Se vogliamo guarire, dobbiamo passare attraverso quella ferita, non metterci sotto la coperta. Ok? Quindi il lavoro è delicato, è particolare, è un lavoro individuale dove io seguo individualmente ogni persona ed è fatto di gruppo perché? Perché tutti avendo le stesse ferite ci aiutiamo fra di noi, cioè ognuno porta il suo caso e questo può essere di stimolo per qualcun altro. Ecco, questo è il lavoro. Lo sto facendo in questo periodo. Questa live anche sulle 5 ferite è anche proprio dedicata al fatto che il 18-19 di giugno sono in provincia di Caserta a fare questo primo incontro che è proprio su tutte e 5 le ferite. Perché, ripeto, se io vi facessi la domanda diretta, dai, parlami della tua ferita di rifiuto, tu, non, ripeto, non sai niente perché non hai, niente, non hai ricordi dietro. E quello che ti hanno raccontato. Tu comunque lo dici in modo totalmente distaccato, non c'è contatto con te stesso, col tuo dolore. Ecco, io ripeto, il primo di solito in questo percorso, il primo appuntamento è su tutte e 5 le ferite, faccio proprio un passaggio su tutte e 5. Questo è il primo incontro, è quello che farò vicino a Caserta il 18-19 di giugno. Poi, a distanza di circa 2 mesi, comincio a mettere il primo di questi incontri che è sul rifiuto. Poi c'è l'abbandono e via così fino in fondo. Quindi il percorso tra tutti sono 6 appuntamenti, a distanza di 2 mesi dura circa un anno. Perché a distanza di 2 mesi? Perché tu poi questa cosa la devi portare a casa e devi continuare a lavorarla. Cioè, il mio lavoro non è una bacchetta magica, che tu un pronto soccorso, tu vieni lì, o il dentista che ti cura la carie e tu sei a posto. No, cioè, apriamo quello spazio, poi tu vai a casa e lo lavori, perché a casa tua quella ferita è molto presente, quindi hai l'opportunità di lavorarci. Ok? Ecco, questo è il lavoro che io propongo. Ok, di base ho detto, se facciamo, vi do spazio per le domande adesso, perché mi rendo conto che ho parlato tanto perché l'argomento è talmente vasto che sì, il tempo è volato. Però abbiamo ancora un po' di tempo, quindi mi fa piacere se mi fate domande voi, ok? Tanto io guardo un attimo cosa avete scritto. Questo cos'è? Il mio sogno è fare una costellazione con te. Oddio, detta così sembra una proposta romantica. Sì, comunque, Dina, quando sarà il momento la faremo, non c'è problema. Ok. Alberto, ti aspettiamo. Sì, ecco, Alberto è la persona, diciamo, che gestisce il luogo, il centro dove andremo a fare questo corso il 18-19 giugno, quindi Alberto sì, molto molto volentieri, questo senz'altro. Dai, fate qualche domanda, che magari viene fuori qualcosa di particolare che ancora non ho trattato, anche se ho detto tanto, però sicuramente magari ci sono degli aspetti che possono venire dalle vostre domande. Io aspetto un attimo, vedo se appunto qualcuno di voi ha voglia di scrivere la propria domanda. Intanto, tra l'altro, mentre voi pensate alla domanda e la scrivete, ecco, se volete più informazioni su questo percorso che faccio, perché adesso lo faccio appunto a Caserta e poi a Udine l'ho già fatto partire, probabilmente in autunno ne farò partire un altro a ovest in Piemonte, perché gli amici piemontesi dicono troppo lontano Caserta, ovviamente. Quindi ci saranno diverse opportunità. Se volete più informazioni, scrivetemi, mi potete scrivere qua nei commenti, mi potete scrivere direttamente su Messenger di Facebook, mi potete scrivere la mia mail. La mia mail è ricerchevita@gmail.com. Ok? Ricerchevita@gmail.com. Allora, ecco, arrivano le domande. Vediamo qualche domanda. La ferita è una cosa di famiglia e guarendola guarisce anche la famiglia? Bellissima domanda. Aspetta, aspetta, che mi è sfuggita. Eccola, la lascio un attimo visibile. Allora, sì, l'argomento è molto, molto vasto. Questa domanda apre un campo vasto, ma cerco di riassumere. La ferita è una ferita del campo familiare, perché se i tuoi genitori ti hanno rifiutato, ti dico 100%, sono sicuro, loro stessi sono stati rifiutati dai loro genitori. Quindi queste ferite passano da una generazione all'altra e passano proprio perché non sono guarite, perché nel momento in cui tu le guarisci, non passano più ai tuoi figli. Quindi la brutta notizia è che le tue ferite passeranno ai tuoi figli. Questo mi spiace, non è che sono qui per fare l'uccello malaugurio, ma è garantito al 100%. Non c'è possibilità di uscire. E anche se tu questa sera hai capito tutto e vai dai tuoi figli e gli dici guarda che stai attento, che non servirà niente, perché è un'impronta energetica, non è un'impronta verbale, è proprio energetica e viene dai primi mesi di vita. Cioè tu se sei stato ferito, se sei stato rifiutato, rifiuti tuo figlio, non c'è niente da fare. Quindi però la buona notizia è che se guarisci tu, guarisce tutto il sistema. Okay, questa è la buona notizia, quindi vale senz'altro la pena farlo. Ok, vediamo altre domande. Arrivo, eh? Allora, via questo.
Adesso ne arrivano tante, aspettate un attimo che arrivo. Allora, chi riesce a vedere tutto con consapevolezza ma continua a essere trascinato dal vortice? Giuliana, compagna d'Alberto. È perché non hai visto tutto, ti sei già risposta da sola. Cioè, quando hai visto tutto sei libero. La verità libera, questo c'è scritto nella Bibbia, mi sembra sia San Matteo che lo dice, che la verità libera. Ed è vero, nel momento in cui tu vedi tutto sei libero. Se ancora sei nel vortice è perché non hai visto tutto, cioè puoi aver visto molto, ma ancora, e ti parlo per esperienza mia personale, cioè quanti strati, 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 a volte addirittura dico basta, non ne posso più, ancora, ancora, ma non è ancora la stessa cosa, è più giù, più giù, più giù, ok? Allora. Vado avanti con le domande. Un attimo perché qui il programma. Ecco, anche questa. Le costellazioni si fanno solo in presenza o anche online? No, queste solo in presenza, perché online non è tecnicamente fattibile, perché io ho bisogno di esserti vicino e di seguirti personalmente, perché se tu sei a casa, contatti questo dolore, stai male, io cosa faccio se sono a 500 km di distanza? Non, è come chiedere a un chirurgo se ti opera online, ok? Non è possibile. Questo bambino ferito, che speranza ha di farcela? Basta il lavoro su se stessi? Sì, si può guarire, ok? Si può guarire. La guarigione non è un interruttore 0-1, non è che tu prima sei malato e poi guarisci, è graduale, cioè tu starai sempre meglio. Tu ti accorgerai guardandoti indietro 6 mesi fa che oggi ti comporti molto meglio. Oggi rifiuti meno, abbandoni meno, ti rifiutano meno, ti abbandonano meno. Se ti arriva un'esperienza di quel tipo, non la interpreti come rifiuto. Ad esempio, la persona dice, dai, vieni a cena da me. No, non posso. E tu non lo vivi più come un rifiuto o un abbandono, semplicemente la persona non può. Cioè, tu torni nel reale, questo è anche un indicatore di guarigione, diventi reale. Cioè, se l'amico ti dice non posso venire in vacanza con te, non è un rifiuto, non è un abbandono, non è un tradimento, ma tu mi avevi detto, è reale, è una cosa reale, cioè tu diventi reale, ok? Quindi si guarisce, sì, assolutamente. Allora, vediamo. Ciao Giacomo, io ho avuto una cliente che a 50 anni non ha mai avuto un orgasmo, un organo. Un organo, penso che molti di noi a 50 anni non hanno un organo. Diciamo un orgasmo. Abbiamo lavorato assieme un paio di volte, ma ora che ti ascoltavo pensavo sia derivante dalla ferita di umiliazione anche. Sta pure con un compagno che rifiuta l'orgasmo perché dice di essere tantrico. Qual è la tua idea? Oh mamma mia, qui è enorme, enorme questa cosa qua, nel senso che ci sono più cose insieme qua. Ora io non posso dare giudizi su persone che non conosco, ad esempio questo compagno che rifiuta l'orgasmo dicendo di essere tantrico, potrebbe benissimo essere un vero praticante tantrista che porta l'energia verso l'orgasmo interno, potrebbe essere semplicemente un rifiutante che rifiuta la sua sessualità e che si è raccontato la bella storiella del tantra, si è coperto con molti... Molta spiritualità oggi non è altro che una copertura di queste ferite. Ecco, questo non vuol dire che questa persona non sia veramente invece uno che è proprio dentro il tantra e sta facendo questo. Però, ecco, nei confronti della tua, non so se sia una cliente, la tua cliente, sì, fa riflettere. La domanda che io farei a questa cliente è: perché ti sei messa con un tantrista che rifiuta, che non ha l'orgasmo? No? Perché al di là di lui, che può avere le sue dinamiche, perché tu stai con uno così e non stai con uno invece che è tutto dentro il piacere e che magari ha orgasmi in continuazione, che vuole fare l'amore con te tutti i giorni, anche più volte al giorno? Ecco, chiaro che lì c'è un blocco con la sessualità che poi si riflette nell'attirare persone che sono poco sessuali, questo è evidente. Poi, se questo derivi dall'umiliazione o meno, non lo so, potrebbe anche essere semplicemente un rifiuto della sessualità, eh? Cioè, c'è comunque la ferita del rifiuto è anche. Faccio un esempio: uno dice, ecco, ecco un esempio bello di un rifiuto di sessualità. Tu nasci di donna, ma i genitori volevano un maschio. E quindi papà guarda, soprattutto papà guarda, ma anche la mamma guarda e dicono no, non donna, maschio. Quindi ti crescono da maschio. Invece delle bamboline ti comprano il Big Gym, ti fanno giocare a pallone, cioè ti fanno fare tutte, ti comprano i vestiti quelli lì da maschio, ti fanno fare il maschio, cioè rifiutano il tuo essere femmina. E quindi questo svilupperà un corpo, ad esempio, dove magari non ti sviluppano i seni, ti rimangono piccoli piccoli, non ti si sviluppano i fianchi, cioè tutte le parti più femminili, più rotonde, non si sviluppano. E quando arrivi grande, sei adolescente, metti la tua prima minigonna, tuo papà ti guarda e ti massacra perché lui vuole un maschio. Ecco, questo ad esempio è un rifiuto sessuale. Una bella domanda potrebbe essere: una roba del genere potrebbe portare a qualche forma di omosessualità?
Sì, io dico sì perché ho lavorato con persone così. Questo non vuol dire che tutta l'omosessualità sia dovuta a questo, cioè c'è anche l'omosessualità sana, ok? C'è l'omosessualità che non ha niente a che fare con queste robe qua, ma ci sono deviazioni sessuali, queste più che omosessualità sono proprio deviazioni sessuali che derivano da queste forme di rifiuto. Quindi sì. Vediamo. Io ho fatto il gruppo di prima del mondo di Osho quando avevo 20 anni, ma non ho risolto il problema dell'abbandono che oggi mi blocca la vita. Ho fatto anche costellazioni familiari, ma non ha funzionato. Cosa posso fare da sola, visto che ora non ho i soldi da spendere? Enrica, qua, diciamo, anche qui fate delle bellissime domande questa sera. La prossima volta parlo 10 minuti e vi lascio solo fare le domande, perché sono più belle le vostre domande delle cose che ho detto io prima. Qui dici tanto di te, Enrica. Cioè, io la riflessione che ti direi di fare è: come mai ti sei messa in una condizione dove non hai soldi per crescere e per migliorare? Perché questo è il punto. Cioè, prima di pensare all'abbandono, quelle cose lì, il punto è che tu ti sei tolta i mezzi per poter fare queste cose, perché queste cose sono a pagamento, non sono gratuite, e c'è un senso per cui sono a pagamento, ok? Adesso non mi dilungo perché è un altro discorso. Per cui secondo me io partirei di lì, Enrica, prima di pensare all'abbandono o alle altre cose, partirei da questo elemento, perché non hai soldi da spendere per fare questo che sono le cose più importanti, perché queste sono le cose più importanti, vengono molto prima di tante altre cose nella vita, ecco. Ok? Vediamo, mi sembra che sto controllando le altre domande, ma credo che abbiamo. Ah, ecco, c'è anche questa del narcisista. Questa l'avevo saltato. Un narcisista, che tipo di ferita ha maggiormente vissuto? Non lo so, detta così, non lo so, perché il narcisista è un modello di studio della psicologia diverso da questo. Sicuramente non è uno, adesso partiamo per esclusione, non è uno che ha la ferita del rifiuto, perché chi ha la ferita del rifiuto sparisce, non si mette in mostra. Il narcisista si mette in mostra, è quello che è sempre io, è tutto centrato su di lui. I narcisisti sono quelli, ad esempio, il mondo dello spettacolo è pieno di narcisisti, il mondo, gli artisti, tutti quelli che si mettono in mostra possono avere dietro un narcisismo molto forte. Quindi chi è che si mette in mostra? Sicuramente non quello che ha ricevuto la ferita del rifiuto, sicuramente non quello che ha ricevuto la ferita dell'umiliazione, ad esempio, perché se ti metti in mostra vieni umiliato, quindi figuriamoci se ti metti in mostra. Neanche quello dell'ingiustizia, perché quelli si mettono in mostra in un altro modo, quelli ad esempio diventano i giustizieri della notte, quelli vanno benissimo per fare i giudici, per fare gli avvocati, perché quelli cercano giustizia a tutti i costi, i poliziotti, cioè quelli diventano molto moralisti, molto, diciamo, moralista è una parola grossa, però diventano così, cioè diventano quelli che vanno in giro a dire agli altri cosa devono fare, no? Perché per loro c'è un fortissimo senso di ingiustizia, quindi non sono neanche quelli. Chi ci rimane? Ci rimangono gli abbandonati e i traditi. Il traditore è quello che controlla tutto il tempo, quindi per esclusione io andrei più sull'abbandonato, perché ha bisogno degli altri, cioè il narcisista ha bisogno degli altri, in realtà lui, io, ma per fare questo ha bisogno che la gente intorno gli ruoti intorno, quindi è una dipendenza dagli altri. Potrebbe essere quello, così a grandi linee. Bene, direi non ci sono altre domande. Grazie, che interessante, grazie, risuona molto. Bene, mi fa piacere. Sì, io direi abbiamo fatto 1 ora e 12, quindi direi un bel tempo. Allora, ricapitolando, questa live, poi adesso la caricherò su YouTube, la metto sul canale, vi mando il link, così se volete rivederla o se volete consigliarla a qualcuno da vedere, sarà sempre visibile sul mio canale YouTube. Tra l'altro, se avete piacere, iscrivetevi sul mio canale, mettendo anche la campanellina, quelle cose lì, così quando metto questi video, voi vi arriva il segnale, poi potete anche seguirli successivamente. Farò questo corso il 18 e 19 di giugno a Caserta, vicino a Caserta. Se siete interessati a avere più informazioni, i costi, gli orari, dove dormire, dove mangiare, tutte quelle cose lì, mi mandate una mail a ricerchevita@gmail.com oppure mi scrivete sui commenti su Facebook e io vi rispondo. E così le cose più tecniche le vediamo personalmente, perché non credo che siate tutti adesso interessati a sapere dove mangiare, dove dormire, queste cose qua. C'è ancora una domanda di Daniele, vediamo. Come possiamo nella vita di tutti i giorni cominciare coscientemente a scardinare queste identità profonde nate dalle ferite? Ah, che bella domanda anche questa. Ma guarda, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, ci pensa la vita, ci pensa la vita. Cioè non è che adesso dici, oh, adesso devo andare in cerca di una ferita di abbandono per vedere se sono abbandonato. Non c'è problema, la vita ci pensa lei a
schiacciare tutti i vari bottoni. La cosa importante, fondamentale, è la consapevolezza. Cioè, quando qualcuno ti ferisce in quel modo lì, la reazione è automatica. Mi hai ferito e adesso, se il fuggitivo fugge, l'altro fa, ecco. Invece fermati, respira e guarda cosa ti sta succedendo. Daniele, ti fermi e guardi. La cosa più difficile, eh? Ti fermi e guardi cosa sta succedendo. Lì, quella cosa si chiama consapevolezza. Se invece tu semplicemente reagisci, mandando magari a quel paese la persona che ti ha fatto, che ti ha tradito, oppure tradisci a tua volta, dici, ah sì, tu mi hai tradito e adesso ti tradisco io. Così fa la gente fuori di qua, ok? Fanno tutti così. Qui non c'è nessuna consapevolezza, qui è proprio cieco, qui è proprio meccanismo cieco, è l'animale, questo è l'animale, semplicemente l'animale. Ma se tu ti fermi e ti senti tradito e stai fermo in quel tradimento, lì cominci a intravedere la tua ferita, ok? Ecco, questo. Va bene. Sì, non c'è altro. Allora, grazie a tutti, davvero, è stata molto interessante. Grazie delle vostre domande, sono state veramente molto belle, molto profonde e mi hanno permesso di anche di sviscerare argomenti che sono più precisi. E niente, ci sentiamo. Io, ecco, farò più avanti anche altre live, ma direi questa sulle ferite l'ho fatta bella, completa, mi piace, visto che è proprio venuta bene. Quindi direi che questa rimane come punto di riferimento per tutte le ferite. Poi più avanti farò magari delle live, come ho già fatto, ce n'è già una sul mio canale YouTube, sia sulla ferita del rifiuto, sia sulla ferita dell'abbandono. Quindi se volete andare a vedere quella ferita in specifico, andate sul mio canale YouTube, Giacomo Bo, su YouTube lo trovate, e vedrete che nella sezione costellazioni trovate quelle lì. Al limite poi mi chiedete, vi mando il link se proprio non lo trovate. Questa invece è su tutte, così avete una panoramica generale. Faccio anch'io qualche saluto. Ciao Marisa, ciao Rossana, eccoci. Ciao Liliana, eccoci. Va bene, grazie a tutti. Buona serata, buona riflessione. Lo so che si è mossa un sacco di roba. Ci sentiamo, ok? Grazie di nuovo a cuore a tutti e buon proseguimento.